8:29, buongiorno dal TG2000. Oggi è la giornata mondiale per fermare la violenza sulle donne, iniziativa in tutta Italia dove da inizio anno sono avvenuti 91 femminicidi, uno ogni tre giorni, fenomeno triplicato con il lockdown. Un anno fa l'introduzione del cosiddetto codice rosso di 4 nuovi reati, 4.000 le indagini aperte su altrettanti casi di violenza, 80 le condanne e stamattina a Padova l'ultimo caso, un marito purtroppo ha ucciso la moglie a coltellate. Coronavirus, fumata nera questa notte sulla nomina del commissario alla sanità per la Calabria. Dopo i veti incrociati sui nomi fatti finora, spunta l'ipotesi dell'attuale coordinatore del comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, ma tutto è rimandato a un nuovo consiglio dei ministri. Le misure per Natale al centro del vertice di governo previsto oggi col ministro Speranza, regole per cenoni, spostamenti fra regioni e ritorno in classe, ipotesi scuole aperte dal 9 dicembre. Il ministro conferma niente mobilità fra regioni ma pensa a deroga per parenti stretti e seconde case, confermato coprifuoco alle 22. E la Francia allenta le restrizioni anti-Covid. Ieri sera in diretta TV il piano del presidente Macron per Natale. Da sabato in Francia riaprono i negozi per le feste. Niente coprifuoco fino al 15 dicembre, poi tutti a casa alle 21, salvi 24 e 31 senza limiti di orario. Riaprono anche le chiese ma con limite di 30 persone, scuole ancora chiuse fino all'Epifania. Fra meno di un'ora torna l'udienza del mercoledì, la catechesi di Papa Francesco dalla Biblioteca Apostolica, senza federi per rispetto alle norme anti-Covid. La seguiremo allora in diretta su TV 2000. Ultima festa del ringraziamento domani per Donald Trump alla Casa Bianca. Come da tradizione, il presidente uscente ha graziato il tacchino di nome Corn dalla sorte di finire cucinato. Intanto il presidente eletto Biden prepara la squadra di governo e assicura: non userò il Dipartimento di Giustizia per indagare contro Trump. E c'è un'ultima ora, ve ne do conto. In questi minuti a Roma la polizia sta sgomberando la sede di Forza Nuova all'Esquilino. Ed è tutto, prossimo appuntamento del TG2000 a mezzogiorno, subito la linea alla Santa Messa. Arrivederci.